Indiana Line Tesi 560. Sono diffusori da tre vie e montano due woofer da 160 mm. Indiana Line in questi ultimi anni ha fatto dei prodotti straordinari. Ci sono anche le Tesi 540 e anche le 2E60, mi pare, che sono quelle da scaffali. Le 540 hanno due woofer da 110 mm, se non vado errato, ma tutte sono straordinarie, hanno dei costi ridicoli rispetto al vero risultato, perché con queste qua siamo a oggi nel 2013 a 530 euro di listino, mi pare un centinaio di euro in meno le 540. Ci sono due finiture, cherry e tutte nere, e in ogni caso tutte e due le finiture hanno questo davanti qua nero che ha una finitura che sembra gommosa, è molto molto bellina. Le 540 sono ancora più sottili di queste qua, sono veramente diffusori che li piazzi dove vuoi, e hanno di buono che reflex anteriore, quindi si possono posizionare anche vicino alle pareti, e riempiono l'ambiente in maniera eccellente. Anche le 540 fino a metrature 5x4 non hanno nessun problema. Queste, le 560, vanno anche bene per sale veramente molto grandi. Sono casse assolutamente non affaticanti, sono delicate, le hanno studiate un po' per tutti i tipi di musica, quindi si possono piazzare un po' per tante cose, e hanno una finitura bellissima, perché anche il colore, il ciliegio è un bel colore azzeccato, non è troppo rosso, non è troppo marrone. Dietro, anzi, beh, dopo ve lo faccio vedere da vicino, però hanno il B-wiring, ok? Qua le vedete con le griglie e senza griglia, come uno le piace. Hanno i magneti schermati, insomma, hanno tante belle cose che le rendono casse molto molto interessanti. Io le consiglio moltissimo, soprattutto a chi non ha capitali da investire e vuole anche comprare qualcosa di italiano. È vero che sicuramente per stare in questi prezzi Indiana Line le farà produrre all'estero, però è una ditta italiana che c'è da tantissimi tempo, da 40 anni, che lavora bene. Vi parlo per quanto riguarda noi commercianti, le consegne sono sempre veloci, quindi anche se uno non ha in casa qualcosa, in un attimo arriva tutto. Usate rimangono in prezzo perché alla gente piacciono molto. Insomma, io non so cosa dire, io ve lo consiglio molto. Ora ve la giro una, così riesco a farvi vedere meglio il davanti e il dietro. Ecco, io qui gli ho inserito due cavettini della Monster Cable, però nella confezione troviamo le sue due barrettine. Ora sto facendo andare solo una cassa perché l'altra mi tornava scomodo, non ci arrivavo col cavo. Un saluto da Davide di Audio Costruzione.